Libera la tua mente 2, una conferenza sulla consapevolezza, controllo mentale e l'occulto. Filadelfia, 25, 26, 27 aprile 2013. Cominciamo con la presentazione di oggi. Si intitola La trilogia di Matrix decodificata. Cosa sono i film di Matrix? I film di Matrix sono sì storie di fantascienza, ma realmente sono delle allegorie. Questo termine deve essere compreso, non tutti lo conoscono. Un'allegoria è una storia, un poema o una raffigurazione che possono essere interpretati per rivelare un significato nascosto o cifrato. Ciò che faremo qui è decriptare quel messaggio. Lo decodificheremo e vi mostreremo ciò di cui si tratta veramente. Questa trilogia fantascientifica riguarda veramente ciò che sta succedendo nel nostro mondo. È un'allegoria, di solito insegna una lezione morale o politica di qualche tipo. L'allegoria di Matrix riguarda proprio il nostro mondo, che è sotto controllo totale. Riguarda il sistema di controllo che esiste già nel mondo in cui stiamo vivendo. Ed è controllato da forze nascoste o occulte. È un'allegoria su come questo pianeta stia venendo trasformato in una prigione e che stiamo già vivendo in questa società prigione e ne siamo ampiamente inconsapevoli. Almeno il grosso dell'umanità ne è inconsapevole, non le persone in questa stanza, di certo. Ma la buona notizia dell'allegoria della trilogia di Matrix è che ci mostra anche la chiave. Ci mostra come possiamo uscire da questa società prigione che sta venendo costruita tutta intorno a noi. Ciascun film risponde a una domanda diversa. Il primo film risponde alla domanda: cos'è Matrix? Quando parlano di Matrix, cos'è? Cosa intendono? È ciò di cui si occupa tutto il primo film. Il secondo film risponde alla domanda: perché ci troviamo in Matrix? Quali sono i fattori causali che hanno portato a questa condizione? E io penso che sia questo il motivo per cui il secondo film è ampiamente impopolare rispetto al primo, almeno per le persone che riescono a vedere il sistema di controllo, o che almeno non rifiutano l'idea che ci sia un sistema di controllo nel nostro mondo, ma rifiutano ancora molto la comprensione del perché ci sia questo sistema di controllo e cosa lo stia perpetuando. Il più impopolare di tutti è il terzo film, perché risponde alla domanda: come usciamo da Matrix? E quelle sono le informazioni che le persone sono in realtà più determinate a non sentire, perché ciò implica profondo cambiamento interiore, nei pensieri, nelle emozioni e nelle azioni di una persona. Ed è la cosa a cui si oppongono di più. Ecco perché dico che il secondo e il terzo film non hanno neanche minimamente guadagnato l'attrazione del primo. Perciò cominciamo dando un'occhiata al primo film, che risponde alla domanda: cos'è Matrix? Il film comincia in un albergo chiamato Il Cuore della Città. Quindi comincia al cuore. È altamente simbolico, come vedremo. Perché una delle cose che la gente non nota in questo film è che comincia e finisce nello stesso posto, nel cuore. Ritorna al punto di partenza. Neo si ritrova proprio in quell'edificio alla fine del film. Ogni film, ciascuno dei film, inizia anche con Trinity, il personaggio femminile principale, interpretato da Carrie Ann Moss, in pericolo. In un grave pericolo di qualche tipo. Ogni film comincia con lei sotto attacco o in pericolo. Lei rappresenta la forza femminile che è in pericolo nel nostro mondo. È sotto attacco da parte degli agenti all'inizio del primo film. Gli agenti in Matrix rappresentano gli agenti dello Stato. Rappresentano persone che sono al servizio del sistema di controllo. Il principale eroe del film, interpretato da Keanu Reeves, è Thomas Anderson, che è un ingegnere informatico. L'allegoria di Matrix è piena di gergo informatico, gergo del computer, software, hardware, internet, cose del genere. Un'altra cosa che alle persone sfugge è che all'inizio di ogni film,
La prima volta che vedete il protagonista è addormentato, in tutti i film, e ciò è indicativo del fatto che noi siamo addormentati, perché Thomas Anderson rappresenta ogni uomo, lui è noi. Rappresenta la nostra posizione come esseri umani ordinari intrappolati in Matrix e addormentati, non ancora risvegliati, e riceve un messaggio criptato sul suo computer che dice: Svegliati, Neo. Quello è il suo soprannome da hacker, Neo. Vedremo cosa quel nome rappresenta. Matrix ti possiede. Il consiglio che gli viene dato è: segui il coniglio bianco e ricorda ovviamente attraverso lo specchio di Lewis Carroll, che tratta anch'esso di una realtà nascosta alla nostra vista. Il suo appartamento è il 101. Questo è un riferimento diretto a 1984, il libro di George Orwell. E la stanza 101 in quel film rappresenta il luogo dove sono contenute le tue paure più profonde, in cui devi andare, in cui il protagonista di quel film deve entrare verso la fine del libro. Scusate, nel libro 1984 deve entrarci. E sfortunatamente quel libro ha una fine molto tetra, mentre Matrix ha una fine piuttosto speranzosa. Ma la stanza 101 rappresenta la paura. Vedete anche il simbolo dell'occhio onniveggente qui. Quando il personaggio guarda impaurito fuori dalla porta. Questa è una scena in cui un gruppo di altri hacker va a casa sua per prendere dei codici, delle informazioni rubate, per cui viene pagato 2000 dollari all'inizio del film. Il nascondiglio per il denaro che usa è un libro svuotato, ma è il libro che ha a tutti gli effetti ispirato il film. È un vero libro, è di Jean Baudrillard. E si intitola Simulacri e Simulazione ed è un libro che parla di come ci siamo persi e non riusciamo neanche a vedere il territorio per ciò che è. È un libro su come le nostre percezioni siano completamente sbagliate e su come stiamo venendo sviati in un mondo dei sogni e crediamo che i simboli e la mappa siano il mondo vero. E al mondo vero non stiamo neanche prestando attenzione, non stiamo prestando affatto attenzione alla natura. Quel libro, parla di questo, suggerisco alle persone di dargli un'occhiata, perché insieme ad altri insegnamenti spirituali da diverse tradizioni, è veramente ciò che sta alla base del film di Matrix. Tra le persone che arrivano per dargli i soldi, c'è la fidanzata di uno di loro che ha un coniglio bianco su una spalla. Vedete l'idea del sincronismo? Venire immessa nel film? Gli è stato appena detto di seguire il coniglio bianco. Il coniglio bianco appare. Decide di farlo, entrando nel flusso del sincronismo e ciò lo porta in una discoteca in cui incontra Trinity, in cui Neo, Thomas Anderson, incontra Trinity. Non l'ha mai incontrata prima, ma conosceva la sua reputazione. Ecco, parte della conversazione che si svolge. Trinity dice: So perché sei qui, Neo, stai cercando lui. Lo so perché anch'io una volta cercavo la stessa cosa. E quando mi ha trovata mi ha detto che non stavo veramente cercando lui, stavo cercando una risposta. È la domanda che ci fa impazzire, la domanda che ti ha portato qui. Tu conosci la domanda proprio come la conoscevo io. E Neo risponde: Cos'è Matrix? Quella è la domanda a cui daremo risposta. Trinity dice: La risposta è là fuori, Neo, ti sta cercando e ti troverà, se lo vorrai. Ciò indica che il desiderio di verità deve essere presente se vorremmo trovare le risposte. E la persona a cui si riferisce naturalmente è Morpheus, di cui parleremo tra un attimo. Morpheus rappresenta colui che dice la verità, colui che rivela la verità, aiutando le persone a uscire da Matrix. La slide successiva mostra il posto di lavoro di Thomas Anderson, un'azienda di software, e il suo capo, Reinhard, gli dice che ha un problema con l'autorità, che è ciò di cui parla questo film. Autorità imposta su di noi e noi che ci crediamo, noi che accettiamo l'idea che esista l'autorità in forma umana. E leggerò parte del dialogo. Signor Anderson, lei ha un problema con l'autorità. Credi di essere speciale, che in qualche modo le regole non si applichino a lei? Naturalmente si sbaglia. Questa compagnia è una delle migliori del mondo, perché ogni singolo impiegato capisce che fa parte del tutto.
Quindi sta enfatizzando il concetto di collettivismo, di sottostare al collettivo invece di esprimere la sua unicità e individualità. E conclude dicendo: pertanto, se un impiegato ha un problema, la compagnia ha un problema. Poi si presentano degli agenti dello Stato per interrogare Neo. Non sa perché sono lì, è al telefono con Morpheus. E Morpheus gli dice: ti stavo cercando, non so se sei pronto per vedere ciò che voglio mostrarti, implicando che la maggior parte delle persone non sono pronte, sono restie, non vogliono vedere la verità. Gli dice: ma sfortunatamente io e te non abbiamo più tempo ed è il punto in cui siamo, non hai più il tempo di edulcorare queste informazioni. Dobbiamo comunicarle sia che le persone siano pronte ad ascoltarle sia che non lo siano. Perciò questi agenti dello Stato vengono per Neo, lui non sa perché lo vogliono. Lo portano in un centro di detenzione per interrogarlo. Provano a mettergli paura e a minacciarlo e di fatto renderlo impaurito. E in una delle più strane scene del film, uno degli agenti è in grado di fargli fondere le labbra insieme e zittirlo. E questo è indicativo del fatto che ciò che gli agenti dello Stato vogliono veramente è ridurre noi al silenzio. Non vogliono che parliamo, ci vogliono impauriti e in silenzio, impauriti e zitti. E ciò sarebbe fare il loro gioco, dobbiamo parlare ora più che mai. Gli mettono dentro anche una microspia, una cimice elettronica dall'ombelico. Ciò indica il fatto che tentano di tenervi impauriti perché sono sempre all'ascolto. Non posso postare questo su Facebook, è sotto sorveglianza, non posso parlare di questo su internet, ascoltano quello che dico. Beh, liberatevi di tutta quella paura. Dite la verità, state con la verità. Alla fine niente sarà sulla vostra strada. Io voglio che gli agenti dello Stato sentano ciò che ho da dire, perché forse impareranno qualcosa. Bisogna liberarsi di quella paura. Finalmente incontra Morpheus. Orfeo, nella mitologia greca, rappresenta il dio dei sogni. Sta rivelando il sogno, ecco cosa rappresenta veramente Morpheus. Questo è il famoso incontro tra Morpheus, Trinity e Neo. Ed è Trinity che li fa incontrare, Trinity che rappresenta le nostre emozioni, porta le nostre azioni, la volontà, che è ciò che rappresenta Neo. In allineamento con il pensiero, che è ciò che rappresenta Morpheus. Vediamo quindi questi tre personaggi e cosa veramente rappresentano in modo allegorico. Sono tre diversi aspetti della nostra consapevolezza, delle espressioni della nostra consapevolezza. Comincerò da Morpheus. Le espressioni della consapevolezza sono composte da tre modalità o dinamiche: i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre azioni, i tre modi con cui esprimiamo la nostra consapevolezza. Morpheus rappresenta la mente, è l'aspetto del pensiero nella nostra consapevolezza, perciò è la mente, è la nostra intelligenza, quando usiamo la mente per ottenere conoscenza o per collegarci alla verità. Ecco cosa rappresenta Morpheus. Ciò che ci mostrerà la verità. Trinity è lo spirito, è il divino femminile, il cuore, la nostra compassione, l'energia dell'amore. Ecco cosa rappresenta e funge da ponte tra i due. Il cuore è il ponte tra la nostra mente e la nostra volontà. Il cuore è il centro. Le nostre azioni sono rappresentate da Neo. Lui è la volontà, rappresenta il coraggio, rappresenta l'esercizio della coscienza. Fare ciò che sappiamo essere giusto e rappresenta il nostro desiderio di libertà, di vera libertà. Perciò lui è la volontà. Quando finalmente si incontrano, quando i pensieri entrano in contatto con le azioni, con la volontà e finalmente ci incontrano nell'albergo Lafayette, Morpheus presenta una scelta a Neo. Ecco come si svolge il dialogo. Morpheus dice: sei qui perché sai qualcosa. Quello che sai non lo puoi spiegare, ma lo intuisci. L'hai intuito per tutta la vita, che c'è qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai cos'è, ma l'avverti come un chiodo nella mente che ti fa diventare matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto parlando? Neo risponde: di Matrix. Morpheus dice:
Vuoi sapere cos'è? Che cos'è Matrix? Matrix è ovunque, anche adesso, in questa stessa stanza. Puoi vederla quando ti affacci alla finestra, quando vai in chiesa, chiedo scusa, quando accendi il televisore, l'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. E Neo chiede, quale verità? E Morpheus risponde, che tu sei uno schiavo, Neo, come tutti gli altri, sei nato in catene, sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore, una prigione per la tua mente. Sfortunatamente nessuno può dirti cos'è Matrix, dovrai scoprirlo tu stesso. Questa è l'idea che noi dobbiamo aprire la nostra mente a sufficienza per vedere il sistema di controllo intorno a noi. Nessuno può veramente spiegarcelo, dobbiamo essere di mente aperta a sufficienza per vederlo con i nostri occhi. Poi dice, questa è la tua ultima possibilità, dopodiché non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del mio coniglio. Altro riferimento attraverso lo specchio. E questa indica il fatto che comprendere la verità è una scelta che solo noi possiamo compiere. E le frequenze rappresentate dalle due pillole colorate fanno parte del codice presente in questa allegoria. La frequenza blu riguarda l'energia passiva. Significa che se non vuoi la verità ti sposterai nel campo della frequenza blu. Il rosso riguarda lo spingersi avanti, mettere in uso la volontà e andare dovunque porti la verità. È l'aspetto maschile di cui dobbiamo fare uso quando si tratta dell'accettare la verità. Dovete usare la volontà per comprendere cosa sta succedendo veramente nel nostro mondo. Ecco perché deve prendere la pillola rossa e non quella blu. Deve accettare la verità e andare avanti con essa, per andare dove conduce invece di rifiutarsi di farlo. Ecco ciò che rappresenta questa scena. Quindi naturalmente il nostro protagonista, il nostro eroe Neo, prende la pillola rossa. Prima che la prenda, Morpheus dice, ricorda, ti sto offrendo solo la verità, suggerendo che non sarà un'esperienza piacevole, perché comprendere la verità non è un'esperienza piacevole. Ora il film comincia ad accelerare molto velocemente dal punto in cui prende la pillola rossa. E dopo che la prende, il mondo normale intorno a lui si dissolve e svanisce e si risveglia in un mondo pieno d'orrore. Ecco com'è apprendere la verità. Le illusioni in cui credevi prima svaniscono. E ti rendi conto dell'orrore della nostra realtà. Si risveglia in una capsula piena di roba gelatinosa, attaccato a ogni sorta di tubi e macchinari nella propria carne. Questo simboleggia come il sistema abbia i suoi uncini dentro di noi, in ogni parte di noi, e dobbiamo liberarci di quegli uncini, dobbiamo purificarci da essi. E quando si guarda intorno, in ogni direzione ci sono esseri umani in queste capsule a perdita d'occhio, ancora totalmente inconsapevoli e in questi macchinari che si nutrono della loro energia. Quando guarda in basso, vede che in una torre gigantesca che si estende a perdita d'occhio, non se ne vede il fondo né la cima, sembra che si estenda all'infinito. Questo è l'orrore della nostra situazione. Viviamo in un mondo di persone che non sono connesse con nessun aspetto della realtà. Sono ancora completamente attaccate e accettano e credono all'illusione che ne viene proiettata dai media mainstream, dallo Stato, dalla religione, eccetera. Non sono collegati alla verità, sono collegati alla fantastilandia. E sono tutto intorno a noi a perdita d'occhio. Quella è la nostra vera situazione. I personaggi sulla nave di Morpheus alla fine recuperano Neo, che era stato espulso in un pozzo da uno scarico. Viene raccolto e portato a bordo dell'Hovercraft di Morpheus e degli altri personaggi. L'Hovercraft si chiama Nabucodonosor e lo portano a bordo in condizioni disastrose. Devono ricostruire i suoi muscoli perché non li ha mai realmente mossi.
vissuto in questa capsula è stato coltivato come una pianta e invece di vivere come un essere umano. I suoi muscoli sono atrofizzati per aver vissuto in una capsula tutta la vita. Questo rappresenta la debolezza in cui ci troviamo quando ci svegliamo. Dobbiamo ricostruirci da capo, perché è come lanciare un peso a qualcuno i cui muscoli sono atrofizzati. Non saranno forti quando cominceranno a usare per la prima volta i loro muscoli. Avranno solo le gambe sotto sforzo. Deve essere presa con calma, gradualmente. Quando si danno informazioni alle persone che stanno uscendo da Matrix all'inizio, a un certo punto domanda, mentre operano sul suo corpo, perché mi fanno male gli occhi? E Morpheus risponde, perché non li hai mai usati prima. Gli sta dicendo che non ha mai visto il mondo per com'è realmente, non ha mai veramente aperto gli occhi, non li ha mai realmente usati. Hai creduto alle illusioni intorno a te, non hai mai visto il mondo per com'è veramente per conto tuo. Ecco cosa rappresenta quella parte. Morpheus gli spiega che sono su un hovercraft e hanno della tecnologia computerizzata che gli consente di inserirsi in Matrix e di trasmettere un segnale pirata che gli consente di proiettare la loro consapevolezza nel programma delle macchine. Per capire cos'è, parlano della storia di ciò che è accaduto alla Terra nel film. Ma praticamente queste sono le macchine tramite cui si inseriscono in Matrix. Qui sta mettendo Neo su una di queste macchine e gli mostra uno dei loro programmi che chiamano Struttura, che è il loro programma di caricamento e addestramento. Questa è la struttura in cui lo porta, in cui possono proiettare ogni sorta di scenario che vogliono, a scopo addestrativo o programmativo. Fa in modo che la mente lo viva come se fosse reale, ma invece si trovano in una realtà creata al computer. Quando Neo si sorprende e dice questo non è reale, Morfeo risponde, cos'è reale? Se parli di ciò che puoi sentire, annusare, gustare e vedere, allora reale sono semplicemente stimoli elettrici interpretati dal tuo cervello. Questo è il mondo che conosci ora, il mondo com'era alla fine del XX secolo. Ora esiste solo come parte di una simulazione neurointerattiva che chiamiamo Matrix. Hai vissuto in un mondo dei sogni, Neo. Quindi, in altre parole, la realtà che ritiene essere il presente è finita. Le macchine hanno preso il controllo del mondo. Matrix, la sua vita precedente come ingegnere informatico, è stata tutta una proiezione della macchina. Non era il mondo reale, le macchine proiettavano quella realtà per farlo restare vivo e continuare a usare la sua mente in modo che potessero nutrirsi di energia, tramite quell'energia mentale e fisica del corpo della persona nella capsula. Questo è il mondo com'è veramente, è devastato. Ciò rappresenta il nostro mondo che è devastato, è completamente devastato. La verità è devastata, la natura è devastata. Noi stessi siamo devastati, noi siamo distrutti come popolo. C'è solo una landa desolata. Praticamente le macchine sono quelle che la dominano. E questo intende che è la consapevolezza della macchina che ci domina. Quindi, come dice, gli esseri umani non nascono più. Adesso vengono coltivati in queste vasche. Queste sono macchine da raccolta. Queste enormi creature tipo octopus, polpi, raccolgono questi esseri umani ognuno in queste piccole vasche. Ed è come vivono dalla nascita. Sono in queste macchine e nutrono il sistema, danno la loro energia al sistema. Questi siamo noi che nutriamo il sistema tramite la nostra obbedienza. Morpheus dice che l'intelligenza artificiale che ha conquistato il mondo era una singola consapevolezza che creò un'intera razza di macchine. La chiama consapevolezza di nuovo, è una consapevolezza meccanica, è intelletto completamente privo di qualsiasi saggezza, intelletto completamente privo di vera cura, cuore o compassione. Questo è il mondo macchina. Il mondo del non importa finché ci guadagno qualcosa. Questa è la Matrix in cui viviamo, questa è la consapevolezza che nutre il sistema di controllo. Morpheus dice, le macchine hanno trovato tutta l'energia di cui avranno mai bisogno, ovvero gli esseri umani, si cibano di noi. Ci sono campi, campi sterminati, dove gli esseri umani non nascono, vengono coltivati. Per un tempo lunghissimo non ci ho voluto credere neanch'io. E poi ho visto i campi con i miei occhi. Sono
stando lì a contemplare l'orripilante precisione, arrivai a comprendere l'ovvia verità. E qui è dove otteniamo la risposta alla domanda del primo film. Le risponde Morpheus stesso. Dice: cos'è Matrix? È controllo. Matrix è controllo. È il sistema in cui stiamo vivendo è incentrato sul controllo, uno stato di polizia, una società totalmente rinchiusa in arrivo, creata tenendo le persone in una completa condizione di instupidimento dal momento in cui nascono. Ed ecco cos'è la consapevolezza macchina. Ed ecco com'è tenere le persone completamente addormentate fin dalla nascita. Risponde alla domanda, eccola lì. Cos'è Matrix? È controllo. Matrix è un mondo dei sogni, costruito per tenerci sotto controllo, per trasformare un essere umano in questa. E mostra una batteria perché noi siamo la loro alimentazione tramite il nostro consenso a questo sistema di controllo che sta venendo costruito. Io direi che Matrix, in ultima analisi, è questo. Non è solo controllo, è uno specifico tipo di controllo. Matrix è controllo mentale. Ecco da dove opera la vera Matrix, nell'ambito mentale, per tenere le persone in uno stato sognante, in uno stato di inconsapevolezza. Cosicché non possano vedere cosa succede nella nostra realtà e prendono semplicemente per buona la versione della realtà che ci viene mostrata. Ne ho inorridito da questo e provo immediatamente a respingerlo. E vogliono scagliarsi contro chi gli sta mostrando la verità, non la vogliono sentire. Naturalmente, quando le persone si rendono conto per la prima volta della natura della nostra realtà, sono molto arrabbiate. Quindi fa: no, non ci credo, non è possibile. E Morpheus risponde: non ho detto che sarebbe stato facile, ho detto che sarebbe stata la verità. Era tutto ciò che gli aveva offerto. Non gli aveva detto che si sarebbe risvegliato in un bellissimo mondo fantastico. Si sarebbe svegliato e avrebbe visto la verità per com'è. Un mondo di orrori che è nostra responsabilità cambiare. Dopodiché lo colpisce con informazioni ancora più dure, che è ancora meno preparato a sopportare. Neo chiede: non posso tornare indietro, vero? E gli dice: no, ma se potresti, lo vorresti veramente? Chi è che vuole tornare nel mondo delle illusioni, dopo che ha visto com'è il mondo, anche se è orribile? La maggior parte delle persone non lo fa, vuole almeno vedere qual è la verità. E Morpheus dice: non liberiamo mai una mente una volta che ha raggiunto una certa età, è pericoloso e la mente ha problemi ad accettarlo, che potete vedere nel mondo con persone che hanno sviluppato un forte attaccamento al sistema. È molto difficile per loro abbandonarlo. Ho fatto ciò che ho fatto perché dovevo. Quando Matrix era in costruzione, c'era un uomo nato al suo interno, che chiamavamo l'Eletto, che Morpheus chiama l'Eletto, che aveva la capacità di fare e di cambiare quello che voleva, di reimpostare Matrix a suo piacimento. Fu lui che riuscì a liberare i primi di noi e a insegnarci la verità. Intanto che Matrix esisterà, gli esseri umani non saranno mai liberi. E cos'era Matrix? Controllo. Sostituite la parola l'allegoria e mettetela al suo posto. Finché esisterà Matrix, gli esseri umani non saranno mai liberi. Cos'è Matrix? Controllo. Intanto che esisterà il desiderio di controllo, non sarete mai liberi, mai. Poi continua: dopo la sua morte, cioè quella dell'Eletto, fu profetizzato che il suo ritorno avrebbe preannunciato la distruzione di Matrix, la distruzione del mondo del controllo, la fine della guerra e la liberazione del nostro popolo. È per questo che alcuni di noi hanno passato tutta la vita esplorando Matrix per cercare lui. Io ho agito così perché penso che la ricerca sia finita. Riferendosi a Neo. Perciò ha appena detto a Neo che crede che lui sia il salvatore dell'umanità, il salvatore del mondo. Si è appena risvegliato, si è appena reso conto della realtà che gli sta intorno e ne è ancora inorridito. E ora questo tizio gli ha appena detto che lui è il salvatore? O così Morpheus crede? Continuiamo. Ok, vediamo cosa significa veramente il nome Neo, allegoricamente. Neo rappresenta la nostra neocorteccia, la
La parte più evoluta del cervello, la parte più nuova del cervello in termini evolutivi. Neo è un prefisso latino che significa nuovo. È anche un anagramma per uno. Se riposizionate le lettere in neo otterrete uno. Quindi cosa Neo rappresenta veramente? Ciò che sarà il nostro salvatore. È equilibrare i nostri emisferi del cervello sinistro e destro e unire tutto il nostro cervello a conti fatti unificare la nostra consapevolezza. Ciò non può essere fatto a meno che non lo facciamo fisiologicamente. Poi potremo farlo tramite una superiore consapevolezza. Ma se il cervello è squilibrato nel suo emisfero sinistro o destro, non ci troviamo in uno stato di consapevolezza superiore, siamo nell'emisfero sinistro, pura coscienza macchina. E l'emisfero destro è pura coscienza da schiavo. È accettare qualsiasi cosa ti venga fatta senza far niente, totale passività. E questa invece è totale predominanza maschile, senza compassione. Solo quando uniremo questi due insieme al cuore, ci renderemo conto del nostro sé superiore. Neo rappresenta questo concetto occulto o esoterico del nuovo uomo, l'essere che dobbiamo generare lavorando su noi stessi e sulla nostra consapevolezza, allineando i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre azioni. Una volta bilanciati questi due emisferi del cervello, e l'uomo illuminato, un nuovo essere, una nuova specie per così dire, è la fase successiva nello sviluppo evolutivo dell'uomo che avviene nella consapevolezza. Non fisicamente, avviene qui e qui. Ecco dove avviene quell'evoluzione. Quindi ecco cosa alla fine Neo rappresenta ed è quello il Salvatore, il nostro Salvatore. E ciò che dobbiamo fare e dove dobbiamo andare. Se vogliamo veramente creare un cambiamento duraturo, positivo nella nostra realtà. Questa è la famosa scena di combattimento. Morpheus porta Neo nel loro programma di addestramento e inizia ad addestrarlo per liberare la sua mente. Ed è da questa scena che ho tratto la frase Free your mind, libera la tua mente. La conferenza prende il nome direttamente da questa scena di Matrix. Neo combatte con Morpheus e non riesce a sconfiggerlo. Lo hanno programmato con il Jiu-Jitsu e altre forme di Kung Fu. Conosce tutte le tecniche, ma ancora non riesce a battere Morpheus, che è più anziano e apparentemente più debole nel corpo. Neo è fisicamente più in forma, ma non riesce a batterlo. E Morpheus gli chiede: perché pensi di non potermi battere? Davvero credi che il fatto che io sia più forte o più veloce qui abbia a che vedere con i muscoli in questo posto? Ovvero il programma struttura. Sta provando a spiegargli che si tratta solo di essere forti qui, nella mente, quando agiamo in questa dimensione. È lì che deve risiedere la nostra forza. E gli dice: sto provando a liberare la tua mente, Neo, ma posso solo mostrarti la soglia. Tu sei quello che deve attraversarla. Puoi condurre un cavallo all'acqua, ma non puoi farlo bere. Puoi mostrargli la verità a qualcuno, ma non puoi fargliela accettare. Ecco cosa sta dicendo. Devi abbandonare tutto, devi abbandonare la paura, il dubbio, l'incredulità. Libera la mente. Gli dice: tu sei quello che deve varcare la soglia, che significa che a conti fatti solo la singola persona crea la trasformazione. La trasformazione viene creata dall'interno, secondo la nostra accettazione della verità e la sua messa in pratica nella nostra vita. Tu devi essere colui che lo fa. Gli mostra un altro programma che chiamano Salto. Riguarda l'avere fiducia in se stessi. Lo porta su un edificio e gli dice di saltare su un altro edificio, dall'altra parte della strada. Ovviamente è impossibile nel mondo reale. Ma sta provando a sottrarre debolezza dalla sua mente, fargli acquistare fiducia in se stesso. Quindi Morpheus salta, perché è già a quel livello di consapevolezza, e dice a Neo di seguirlo. E naturalmente Neo non è a quel livello ancora e precipita in strada. La caduta non lo uccide, ma lo fa rimbalzare come su un trampolino. Ma rimane leggermente infortunato e sputa un po' di sangue. E una volta uscito dal programma, sputando un po' di sangue, chiede: se vieni ucciso in Matrix, muori anche qui?
Morpheus risponde semplicemente che il corpo non può vivere senza la mente. Quindi alla fine è la mente che crea la proiezione di noi stessi nel mondo reale. Gli mostra poi un altro programma d'addestramento sugli agenti del sistema e su come in realtà siano tutti intorno a noi e possono essere chiunque nel sistema, perché il sistema è ciò a cui le persone sono attaccate. Non sono disposte a seguire la verità, non sono disposte a fare la cosa giusta. Faranno qualsiasi cosa il sistema gli ordini, quindi chiunque è un potenziale agente del sistema di controllo. Morpheus dice: Matrix è un sistema, quel sistema è nostro nemico. Ma quando sei al suo interno, cosa vedi? Uomini d'affari, insegnanti, avvocati, falegnami, proprio le menti delle persone che stiamo cercando di salvare. Ma finché non ci riusciremo, queste stesse persone faranno parte del sistema e questo le rende nostre nemiche. Devi comprendere che la maggior parte di loro non è pronta per essere scollegata. Molti di loro sono così assuefatti, sono così irrimediabilmente dipendenti dal sistema che combatterebbero per proteggerlo, combatterebbero per proteggere i loro schiavisti. Non vogliono essere liberi, perché non hanno mai neanche capito cos'è il concetto di libertà, figurarsi viverlo nella propria vita. Amano essere sotto controllo, amano essere dominati, amano essere schiavi e vogliono che le cose rimangano così, perché in quel modo significa che alla fine non hanno alcuna vera responsabilità personale, la cosa che stanno provando a evitare più di ogni altra. Sta di fatto spiegandogli che queste persone amano il modo in cui stanno le cose. E molti non sono pronti per vedere la verità e essere scollegati dal sistema di controllo mentale. Poi dice: Mi stavi ascoltando, Neo, o stavi guardando la ragazza col vestito rosso? Questo è un chiaro riferimento al concetto occulto della donna scarlatta e rappresenta i desideri bassi. Rappresenta rimanere nella coscienza dell'ego, essere distratti, mettere il tuo lavoro in secondo piano a causa di distrazioni, cose del genere. Guarda ancora, e quando Neo si volta per guardare ancora la ragazza col vestito rosso, vede che è un agente che gli sta puntando una pistola alla testa. Gli sta spiegando che gli agenti del sistema possono essere chiunque, infiltrarsi dovunque. E gli dice: Questo è un programma d'addestramento ideato per insegnarti una cosa. Se non sei uno di noi, sei uno di loro. Chiunque non abbiamo scollegato è potenzialmente un agente. Prima o poi qualcuno dovrà affrontarli. Ogni singolo uomo o donna che l'ha fatto, chiunque abbia affrontato un agente, è morto. Ma dove loro hanno fallito, tu hai avuto successo perché la loro forza e velocità si basano sempre in un mondo costruito su regole. Per questo non potranno mai essere forti o veloci come te. E Neo dice: Cosa stai provando a dirmi? Non che posso schivare le pallottole? E Morpheus risponde: No, ti sto dicendo che quando sarai pronto non ne avrai bisogno. Questo potrà non sfociare in una rivoluzione calda, se riusciremo a farla tramite consapevolezza, se riusciremo a giungere a un livello di consapevolezza in cui smetteremo di restare aggrappati a questo sistema di controllo. Non dovremo farlo con una guerra. Saremo in grado di farlo allontanandoci dal sistema di controllo, lasciando che crolli, rifiutandoci di obbedirgli, smettendo di fornirgli la nostra energia, perpetuandolo tramite la nostra stessa energia. Questa è la vera soluzione. E non dovremmo sparare un solo colpo se potesse essere fatto in quel modo. E l'intero mio lavoro riguarda questo. Il 100% del mio lavoro è provare a evitare che scoppi una rivoluzione violenta. Non voglio vederlo succedere. Sono pronto se lo farà, garantito. Ma non è ciò che voglio vedere accadere. Altrimenti, se lo volessi, chiuderei la bocca e non direi più una parola. Tutto quanto il mio lavoro è svolto per evitare questo. Tutto quanto. La prossima scena riguarda Cipher, uno dei membri dell'equipaggio della Nabucodonosor, la nave di Morpheus. Lui è a malapena dispiaciuto da ciò che ha appreso sul mondo reale, odia essere scollegato da Matrix e vuole tornare al suo interno, vuole tornare a dormire. Vuole solo vivere la sua vita e nutrire i suoi bassi desideri guidati dall'ego.
e non prestare attenzione alla verità e non provare a cambiare perché non ha la volontà di farlo. Non ha la volontà, l'impegno continuo per poter andare avanti. La sua domanda è: perché mai non ho preso la pillola blu? Praticamente si è risvegliato in un mondo di merda. Lo odio e non vuole farne più parte e vuole tornare a dormire. Rappresenta il concetto della beata ignoranza e fa un accordo con le macchine che se gli consegna Morpheus, se lo tradisce e lo consegna alle macchine, affinché possano ottenere i codici con cui attaccare l'ultima città umana, Zion, di cui parleremo più avanti. Il suo corpo sarà fisicamente reinserito in Matrix. Sarà trovato nel mondo reale e fisicamente reinserito in Matrix. E l'accordo è che faranno in modo che sia qualcuno di importante e ricco come un attore. Le domande dopo. Tradirà l'equipaggio. In una delle scene successive, gli eroi entrano in Matrix perché Morpheus sta portando Neo a incontrare un altro personaggio, conosciuto come l'oracolo. Poi parleremo di cosa rappresenta. Praticamente è una che pronuncia profezie su cosa accadrà nel futuro. Mentre sta andando dall'oracolo, incontra questo bambino di cui non sappiamo il nome, è semplicemente chiamato il bambino del cucchiaio e piega dei cucchiai con la mente. In Matrix, perché si è svegliato, sa che non è reale, che è una realtà virtuale creata da computer, mente sopra materia, la volontà sopra il mondo fisico, che modifica a suo piacimento. Prova a insegnarlo a Neo, che ha difficoltà a farlo. Perciò gli dice: non provare a piegare il cucchiaio, è impossibile. Prova invece a capire la verità. E Neo chiede: quale verità? E il bambino risponde che il cucchiaio non esiste, ovvero sai che siamo in Matrix, è un mondo di illusioni, fai uso della tua volontà e cambialo. Quindi dice: non c'è nessun cucchiaio, solo allora capirai che non è il cucchiaio che si piega, sei tu a farlo. Sta dicendo che devi cambiare qui e qui, se vuoi vedere dei cambiamenti nella realtà esterna. Deve dapprima accadere all'interno. Alla fine Neo incontra il personaggio dell'oracolo, rappresentato da questa donna nera, che rappresenta profezia, intuizione e conoscenza di sé. Ecco cosa rappresenta questo personaggio, i più profondi e intimi recessi del subconscio. E dice a Neo che dovrebbe guardare l'insegna dietro la porta, dietro di lei, dicendogli che sta entrando nel tempio dell'oracolo. Questo è un chiaro riferimento all'oracolo di Delfi in Grecia, che era il centro della tradizione misterica ermetica nell'antichità. Questo è il detto principale, qui si vede in latino, temet noche, in greco, non ricordo l'iscrizione esattamente, ma praticamente ciò che significa è conosci te stesso. Nelle tradizioni ermetiche dicevano conosci te stesso e solo conoscendo te stesso conoscerai l'universo e gli dèi. Questo è il supremo comandamento e tutti gli insegnamenti dei misteri. Se non conosci te stesso, sei condannato. Se conosci il sé, allora potrai creare cambiamenti magnifici nel mondo. Questo è il problema. Non conosciamo noi stessi, abbiamo dimenticato chi siamo. Non capiamo come funziona la consapevolezza per creare la realtà che stiamo vedendo e vivendo. E per questo continuiamo a creare nell'ignoranza. Solo quando conosceremo noi stessi creeremo consapevolmente. Perciò chi chiede, sai cosa vuol dire? È latino, significa conosci te stesso. Essere l'eletto è solo come essere innamorato. Nessuno può dirti che lo sai e basta. Poi gli dice, scusa ragazzo, hai un dono, ma sembra che tu stia aspettando qualcosa. Forse nella prossima vita, chi lo sa? Non ha fiducia, non conosce se stesso a sufficienza per sapere che lui è l'eletto. Ancora non è arrivato a quel livello di risveglio e consapevolezza, per sapere che è lui quello che deve fare cambiamenti. Perciò gli dice: beh, sembra che tu stia aspettando qualcosa. Non sai che sei l'eletto? Beh, allora suppongo tu non lo sia. Se questo è quello che credi, allora è vero. Quindi se ne va un po' scoraggiato. Intanto sulla nave Cipher tradisce alcuni degli altri personaggi e ne uccide uno e prende il controllo della nave. E infine tradisce Morpheus, che cade nelle mani degli agenti, mentre è all'interno di Matrix prima di poter uscire.
Qui vedete Morfeo storturato e interrogato da alcuni degli agenti. E l'agente Smith gli dice, riferendosi a Matrix, al sistema di controllo: L'hai mai guardata, meravigliandoti della sua bellezza, la sua genialità? Miliardi e miliardi di persone che vivono le loro vite completamente ignare. Sta parlando del sistema di controllo in cui viviamo. Sapevi che la prima Matrix venne ideata per essere il mondo umano ideale? In cui nessuno soffriva, in cui tutti erano felici, fu un completo disastro. Nessuno accettava il programma. Ed è perché, come specie, gli esseri umani creano la loro realtà tramite miseria e sofferenza. Questa è la visione del mondo oscura di Smith, il modo in cui vede l'umanità. E fa parte della nostra visione del mondo avvelenata, finché siamo piantati in Matrix. Questa è la visione avvelenata di molte persone. Dice il mondo perfetto era in realtà un sogno da cui il vostro cervello primitivo continuava a provare a svegliarsi. Non potevate accettare che le cose andassero bene e che la natura governasse e voi foste in armonia con essa. Senza volerla combattere, senza voler combattere le leggi della creazione, senza voler combattere la vostra vera natura. Stavate vivendo in accordo con essa. Quello sarebbe stato un mondo perfetto, ma non avete potuto farlo. La vostra mente continuava a provare a svegliarsi, volevate qualcosa di più, finché alla fine avete accettato solo questa realtà prigione. Quel desiderio di controllo. Ecco perché Matrix venne riprogettata in questo, ovvero il mondo moderno e il sistema di controllo. Poi dice, quando ho provato a classificare la vostra specie, ho capito che non siete veramente mammiferi. Ogni mammifero su questo pianeta sviluppa istintivamente un equilibrio naturale con l'ambiente circostante, ma non gli esseri umani. Vi spostate da qualche parte, vi moltiplicate e moltiplicate. Finché ogni risorsa naturale viene esaurita, l'unico modo in cui sopravvivete è spostandovi da un'altra parte. C'è un altro organismo su questo pianeta che segue la stessa andatura. Sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono una malattia, un cancro per questo pianeta. Siete una piaga e noi siamo la cura, cioè le macchine, perché lui è uno dei programmi del mondo macchina. Quella è la sua visione del mondo, la visione del mondo dei dominatori. È veramente così che la pensano. E sfortunatamente hanno infettato noi con la loro mentalità. E molti di noi la pensano allo stesso modo. Non siamo un virus. Se continueremo a pensare di esserlo, cadremo dritti nel loro gioco, nelle loro mani, credendo alla loro visione del mondo che alla fine continuerà a portarci verso il loro continuo controllo. Sta tentando di spezzare lo spirito e la mente di Morpheus. Neo e Trinity ritornano in Matrix per tentare di salvare Morpheus. Questo è praticamente il tentativo di salvare la verità e di mantenerla in vita. Ecco cosa stanno facendo questi personaggi. Morpheus è la verità. Stanno provando a salvare la verità dall'essere sterminata, dall'essere spezzata. Un altro tema del film è quello di andare su. Ci ritorneremo più avanti. Salire a un livello più alto è la soluzione. Devono usare la tromba dell'ascensore, devono farlo con un atto di fiducia, con un cavo. L'ascensore si allontana dal cavo e li porta su fino all'ultimo piano. Questo è un atto di fiducia che la verità ti condurrà dove devi andare, verso un livello di consapevolezza più elevato. Alla fine soccorrono Morpheus con un elicottero e una mitragliatrice. E l'ultimo sforzo nel salvataggio di Morpheus è un salto, una prova di fiducia. È usare tutta la propria volontà, è sospendere se stessi, estendersi completamente per portarsi in armonia con la verità. Ecco cosa rappresenta questa scena. Dopo che l'hanno salvato, Morpheus dice: Sapevo che avresti potuto farlo, io credevo in te. Gli dice: Prima o poi tu dovrai capire proprio come l'ho capito io. E c'è una differenza tra conoscere la strada e percorrerla. È una potente, in realtà, è proprio una filosofia buddista. C'è un percorso e lo si conosce. È intellettualmente, dal punto di vista dell'intelligenza, si tratta di comprendere ciò che è vero e ciò che è giusto.
ma poi c'è una grande differenza perché devi metterlo in pratica nella realtà fisica, usando la tua volontà per convertire questa conoscenza in azione. Ed ecco cos'è la vera saggezza, ed è ciò che Morpheus dice a Neo in quella scena. C'è una differenza tra conoscere la strada e percorrerla. Dopodiché Neo finalmente trova del coraggio e della risolutezza e comincia ad avere fiducia in se stesso. Ed è la prima persona a non scappare. Affronta il sistema di controllo a testa alta e gli agenti dello Stato nella forma di Smith. Trinity sta osservando fuori da Matrix, inorridita. Mio Dio, cosa sta facendo? E la risposta di Morpheus è: sta cominciando a credere. Sta cominciando a credere in se stesso, di essere un agente di cambiamento e sta rappresentando e combattendo per la verità. Ed è disposto a difenderla dal sistema di controllo. Gli sparano nella stessa stanza in cui è iniziato il film. Alla gente sfugge questa parte, è l'albergo cuore della città. Guardatelo di nuovo. Nella stanza 303, che è dove Trinity era sotto attacco, proprio all'inizio del film, quindi il cerchio si chiude. Quel numero è molto significativo in termini massonici, perché il 33 è il livello o il grado della massoneria illuminata. Il 33esimo grado è il grado di temperatura in cui l'acqua comincia a sciogliersi. È ghiacciata, un blocco di ghiaccio. Siamo racchiusi dal ghiaccio. Il nostro cuore non è veramente, non siamo animati, non abbiamo combattuto le nostre emozioni negative. La nostra cura non sta veramente scorrendo in noi. Ma quando saliamo al 33esimo grado, la luce del sole, la conoscenza del vero sé, la scioglie e la trasforma di nuovo in acqua. Ecco cosa rappresenta il 33 lì. Vi garantisco che non è un caso. Gli sparano e muore in Matrix nel mondo dell'illusione. Perché il 33esimo livello nella franca massoneria riguarda anche la morte e la rinascita. Rappresenta la resurrezione in una nuova forma di consapevolezza, in una consapevolezza illuminata, per questo è chiamato il primo livello dei gradi illuminati della massoneria. Ecco cos'è questa parte. Lui viene colpito e ucciso e nel mondo dell'illusione è morto. Ma nella scena successiva viene rianimato, fatto risorgere e riportato in vita da Trinity. Con un atto d'amore lo bacia e lo riporta in vita. Questa rappresenta il fatto che solo la vera cura e la compassione possono finalmente far risuscitare l'azione giusta. Lei rappresenta l'energia divina femminile, della vera cura e compassione e dell'amore. Ed è l'unica cosa che alla fine potrà far risuscitare l'azione giusta nel mondo, che è rappresentata da Neo, la nostra volontà. Quando ritorna in vita è forse la parte più significativa e importante di tutto il film, perché dice una sola parola quando si alza dopo essere tornato dalla morte. Dice una sola parola e quella parola è no. No è la parola che pronuncia Neo quando ritorna in vita. Ciò rappresenta il fatto che solo quando cominceremo a dire no al sistema di controllo, saremo veramente ricompensati e ritorneremo veramente alla vita, come specie. Gli agenti del sistema fanno fuoco con le loro armi, ma lui ora può fermare i proiettili solo proiettando la propria consapevolezza. Ciò rappresenta di nuovo il fatto che se arriviamo a quel livello di consapevolezza e diciamo di no, alla fine non dovrà essere sparato nessun colpo. Saremo in grado di fermare quell'eventualità, quel futuro negativo. No. Nel mio lavoro la parola no la chiamo la parola più potente dell'universo. Il concetto di apofasi. Apofasi significa dire no. Significa non parlare. O non riconoscere. O non dare energia al sistema. È un ritiro. Un ritiro da ciò che è sbagliato. E ritirandoci da ciò che è sbagliato faremo ciò che è giusto. Perciò questa è l'energia più potente, è chiamata la parola perduta. Dobbiamo avanzare in quella forma di consapevolezza.
Quando si risveglia può vedere il codice di Matrix, può vederlo per cos'è veramente. Ha una nuova vista, nuovi occhi. Ora ha realmente capito la verità. E apparentemente ora può combattere il sistema di controllo con una mano dietro la schiena. È diventato più facile per lui ora, perché adesso è in grado di vedere la verità. E può vedere l'illusione per come è proiettata e colpirla a piacimento. Poi si lancia proprio al centro del corpo di Smith, l'agente. Entra nel suo corpo e lo fa esplodere dall'interno in una cascata di luce ed energia verde, che rappresenta cura e amore. E questo rappresenta il fatto che dobbiamo penetrare il cuore delle persone che ancora si mettono al servizio del sistema di controllo. Gli agenti, dobbiamo raggiungere loro alla fine per aiutarli a cambiare dall'interno tramite la cura. E poi, come ho detto, non dovremmo fare una rivoluzione calda. Non dovrebbe venire sparato un singolo proiettile se abbastanza persone arriveranno a quel livello di consapevolezza e saranno disposti a compiere quel lavoro. E questo è il problema. Pare che non ci sia abbastanza gente disposta a farlo e che sia anche disposta a cominciare quel lavoro. Sul mio programma dico sempre a persone che non cambieremo questa realtà a meno che non raggiungiamo le persone che sono ancora disposte a cedere la mente, il corpo a questo sistema di controllo. Dovete cambiare la loro mente, deve a tutti gli effetti venire cambiata. E le persone devono essere disposte a compiere quel lavoro di influenzare e di tendere la mano a queste persone, altrimenti scordatevelo, non accadrà. Vedremo un futuro molto oscuro e doloroso. Se più persone non arriveranno a quel livello e non saranno disposte a compiere quell'opera. Il film termina con la frase "avaria del sistema". Il sistema che crolla, o comunque la speranza che crolli. Neo parla agli agenti all'interno di Matrix. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io mostrerò a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi, un mondo senza controllo, un mondo senza barriere, un mondo in cui tutto è possibile. E sincronisticamente, quando dice queste parole, tutto è possibile, proprio dopo, quando l'immagine si avvicina a e zoomma sulle lettere M e T, maschio e femmina, io proporrei la consapevolezza maschile e femminile che è in noi, collegata e unita e che si apre come una porta su un altro mondo. Ed ecco come finisce il primo film. Simbolismo molto potente, diamo un'occhiata al secondo film. Il secondo film riguarda il perché siamo in Matrix. E questo film si addentra in ambiti filosofici più profondi, ancora più del primo. Io direi che è per questo che è anche molto impopolare, pur rendendosi conto del sistema di controllo. Le persone sono restie a comprendere perché ci troviamo nell'attuale condizione umana. Ancora una volta il film comincia con il divino femminile in pericolo. Sotto attacco, a cui stanno sparando, che cade da un edificio. Cadendo, la cura, l'amore che rappresenta sta cadendo, dopo che le è stato sparato addosso. E Neo è di nuovo addormentato. Ciò significa che, pur essendo in grado di vedere Matrix, di cominciare ad operare al suo interno e di aver trovato tale potere, alla fine dei conti è ancora addormentato. Ha ancora molte cose da conoscere e questo riguarda il perché la situazione si è creata, perché solo comprendendo il motivo di qualcosa, il fattore causale, potremo veramente comprendere come porvi rimedio. Diamo la nostra prima occhiata all'ultima città umana, l'unico posto che le macchine non hanno completamente spazzato via. Si chiama Zion. Le persone fraintendono molto cosa rappresenta questa città. Nella tradizione cabalistica, nella Kabbalah, Zion rappresenta il centro spirituale della creazione, da cui viene proiettata la realtà manifesta. Quindi lo spirito, la cura e i nostri pensieri,
Queste sono le cose che sono in realtà il proiettore e la proiezione è la realtà fisica manifesta. Sion è il centro dello spirito nella tradizione cabalistica. Rappresenta anche una speranza positiva per un miglior mondo futuro. Ecco cosa rappresenta Sion nella tradizione esoterica. Quindi ecco cosa rappresenta più esplicitamente tutto ciò che rappresenta sono i movimenti in clandestinità, persone che stanno ancora nascoste, non sono il mainstream, perché la città è in profondità nel sottosuolo, vicino al nucleo della Terra. Beh, c'è un nucleo di persone che conosce la verità ed è ancora praticamente nascosto in profondità. Internet, radio, fanzine, riviste, incontri con questo, come questo e conferenze come quella che faremo, non sono mainstream, sono ancora molto sotterranee. Stiamo provando a portarle in superficie, ma ancora siamo nel mondo sommerso. Ed ecco cosa rappresenta Zion. C'è un grande scontro tra Morpheus e il comandante Locke, una trama secondaria del film. Ed è la contrapposizione tra qualcuno che ha fiducia in ciò che è possibile e raggiungibile, e qualcuno che è ancora intrappolato in un mondo, in un modo di pensare basato solo sui cinque sensi. Morpheus ha fiducia nella consapevolezza superiore, nel fatto che sia in realtà la soluzione definitiva, e Locke pensa solo alle cose da fare nel mondo fisico. Per me è il tizio che rimette a posto le sedie sul Titanic, mentre Morpheus è quello che sa cosa è necessario per un cambiamento vero. Locke dice: non mi importa di oracoli, profezie e messia, mi importa di una cosa sola, impedire a quell'armata di distruggere questa città, ovvero l'esercito delle macchine che sta per attaccare Zion. Per farlo ho bisogno di soldati che obbediscono ai miei ordini. Gli è rimasto il desiderio di controllare da Matrix, non è cambiato molto in lui, pensa a fare cose in maniera meccanica e gli serve gente che gli obbedisca. Non è quella la consapevolezza che ci tirerà fuori da questo casino. Morpheus dice: con tutto il rispetto, comandante, c'è un solo modo per salvare questa città, Neo, e si riferisce a quell'unità di consapevolezza a cui dobbiamo arrivare. Perciò andiamo avanti. Morpheus qui fa un discorso fenomenale e molto ispiratore. Dice: le macchine stanno raccogliendo un'armata e mentre parlo quell'armata si sta avvicinando alla nostra casa. Sta parlando alla popolazione di Zion. Abbiamo davanti tempi difficili, ma se vogliamo prepararci ad affrontarli dobbiamo prima liberarci delle nostre paure. Io sto qui adesso davanti a voi assolutamente senza paura, perché ricordo che per 100 anni abbiamo combattuto queste macchine. Ricordo che per 100 anni hanno mandato i loro eserciti per distruggerci. E dopo un secolo di guerra mi ricordo ciò che più conta. Siamo ancora qui. Stanotte inviamo un messaggio a quell'armata. Ricordiamogli che questa è Zion e noi non abbiamo paura. Discorso incredibilmente potente di Morpheus sulla paura e sul come conquistarla. In questa scena vediamo che Smith, in questo film, possiede la nuova capacità di replicarsi. Adesso gli agenti possono replicarsi e sono dappertutto. Mette la sua mano nel cuore e lo fa diventare nero, altamente simbolico, distrugge la cura delle persone, gli mangia il cuore e poi le trasforma in uno di loro, in un agente del sistema di controllo. Si impossessa di uno dei membri dell'equipaggio di un'altra nave, di nome Bane. Bane è simbolico. In latino, corretto in antico inglese, Bane significa veleno. Perciò ecco come veniamo avvelenati, ci avveleniamo dal cuore. In realtà, se vogliamo essere tecnici, bane in inglese antico non significa solo veleno, significa agente di morte, altamente simbolico. E il veleno era il principale agente di morte, quindi è diventato sinonimo di veleno. Quindi bane è a tutti gli effetti un agente che conduce alla morte. Si vede che si impossessa delle persone tramite il cuore, che alla fine li porterà alla morte. Perché Smith rappresenta la morte, come vedremo tra un attimo. Questo film è incentrato su conversazioni aventi a che fare con lo scopo, con il proposito. Questa è una scena in cui Neo sta parlando con uno dei consiglieri di Zion. Vanno nella sala macchine e hanno una conversazione su tutte le macchine che fanno funzionare la città. Il suo nome è consigliere Hammond. Dice: penso a tutte quelle persone ancora collegate a Matrix.
E quando vedo queste macchine non posso fare a meno di pensare che in un certo modo noi siamo collegati a loro. Sta parlando della tecnologia in generale e Neo risponde: ma noi controlliamo queste macchine, non sono loro a controllare noi. E il consigliere risponde: ti fa chiedere che cosa sia il controllo? Neo risponde: se volessimo potremmo spegnere queste macchine. E il consigliere risponde: ecco, è quello il controllo, vero? Se volessimo potremmo farle a pezzi, tuttavia se lo facessimo dovremmo considerare cosa succederebbe alla nostra luce, al riscaldamento, all'aria. Ci sono così tante cose in questo mondo che non capisco. Vedi quella macchina? Ha qualcosa a che vedere con il riciclaggio della nostra rete idrica. Non ha assolutamente idea di come funzioni, ma capisco le ragioni per cui funziona. Quindi qui si parla di proposito. C'è una ragione per le cose. Io direi che si tratta anche della tecnologia, di come questa sia un'arma a doppio taglio. Può essere usata per aiutare l'umanità e può essere usata come mezzo per il controllo. E come la useremo? La useremo veramente a nostro beneficio o la useremo come sempre più grande mezzo di controllo? Ecco di cosa parlano in questa conversazione. Il consigliere alla fine dice: non ho assolutamente idea di come tu, Neo, sia in grado di fare alcune delle cose che fai, ma credo ci sia una ragione anche per questo. Di nuovo si parla di motivi, del perché, in altre parole. Spero solo che capiremo quelle ragioni prima che sia troppo tardi. Quello che sta dicendo è che noi dobbiamo veramente comprendere ciò che guida il tuo livello di volontà, in modo da poter aiutare altri a raggiungere quel livello di consapevolezza e mettere in pratica quella conoscenza e superare quella paura e compiere il lavoro che è necessario svolgere. Se capissimo cosa aiuta a far potenzialmente acquisire quel potere, allora forse avremo una possibilità. Scena veramente molto potente. Seraph, questo personaggio qui, è il protettore dell'oracolo e ricorda i serafini. Un gruppo di angeli, intelligenze angeliche. Il suo nome è un'abbreviazione di Serafino. In Matrix porta Neo a vedere l'oracolo. Anche la conversazione tra Neo e l'oracolo in questo film riguarda il fine, il perché delle cose. L'oracolo dice a Neo: non possiamo vedere oltre ciò che non comprendiamo. Non sei venuto qui per fare una scelta. L'hai già fatta. Sei qui per cercare di capire perché l'hai fatta. In altre parole, sta provando a dirgli che deve arrivare al perché delle sue decisioni. Devi capire i fattori motivanti principali del comportamento. Se non riesci a farlo, sei finito. E Neo dice: e se non ci riesco, se fallisco? E lei risponde: allora Zion cadrà, ovvero l'umanità sarà condannata. Se non riusciamo a comprendere cosa guida il nostro comportamento, le nostre guide e motivazioni primarie, i fattori causali che ci portano a fare le scelte che facciamo, siamo perduti come specie. Molto, molto potente, un punto cruciale della filosofia di questo film. La seconda parte della conversazione riguarda ciò che Neo deve fare. E lei gli dice: il mindframe delle macchine è dove devi andare, là dove termina il percorso dell'eletto. Salverai Zion se andrai alla sorgente, ma per poterlo fare avrai bisogno del fabbricante di chiavi. Parleremo di cosa rappresenta lui tra un momento. È scomparso tempo fa ed è tenuto prigioniero da un programma molto pericoloso, uno dei più vecchi programmi chiamato il Merovingio. E parleremo molto di lui. Il Merovingio non lascerà andare il fabbricante di chiavi di sua spontanea volontà. Che cosa vuole? Chiede Neo e l'oracolo risponde: cosa vogliono tutti gli uomini con il potere? Più potere. Andiamo avanti. Neo alla fine incontra Smith in questo film e si svolge la scena del grande combattimento con gli effetti speciali, in cui lotta contro migliaia di agenti Smith. Smith è diventato un virus, un'entità di morte, che replica se stessa in tutto il mondo. Ecco cosa rappresenta. E Neo è colui che deve provare a fermarlo. Di nuovo, una consapevolezza superiore che impedisce la distruzione del cuore, della cura. Dopo quella scena di lotta,
fanno ritorno in Matrix per provare a liberare il fabbricante di chiavi dal controllo del Merovingio. Quindi i tre personaggi Morpheus, Neo e Trinity si recano alla roccaforte del Merovingio. Il Merovingio, il nome indica la dinastia Merovingia, una delle dinastie collegate con i più alti livelli del sistema di controllo. È una famiglia occulta che risale all'antichità. Potremmo dire molte cose a riguardo, ma potete ricercare la dinastia Merovingia per conto vostro. Praticamente questo personaggio rappresenta la super elite che sta controllando il mondo e sta raccogliendo i profitti del sistema di controllo e non vuole cedere il proprio potere, ne vuole sempre di più. Io suggerirei che rappresenta gli occultisti oscuri, che capiscono come funziona la psiche umana e la stanno completamente manipolando per i propri fini. Rappresenta la classe degli stregoni, che stanno controllando sul serio la mente delle persone di questo mondo, portandole pertanto a obbedire al loro volere. Questa scena è la più potente di tutto il film, di tutta la trilogia, dovrei dire, non solo di questo film. È la scena più importante di tutta la trilogia, perché arriva al punto cruciale del perché ci troviamo in questa posizione. Comincio con Morpheus che dice al Merovingio: "Sai perché siamo qui?" E il Merovingio risponde: "Io sono un trafficante di informazioni, so tutto ciò che posso. Naturalmente so perché siete qui. La domanda è: sapete perché siete qui voi?" E quella è una grande domanda, ovvero sapete perché siete venuti in questo posto, nel mondo? Non si tratta del perché siete in questo edificio a parlare con me. Sapete perché l'umanità è arrivata nella condizione in cui si trova? Quella è la grande domanda. Sapete quali ne sono state le cause? Perché se non lo sapete, buona fortuna nel porvi rimedio. Buona fortuna nel creare un mondo migliore. Non avverrà mai a meno che prima non sappiate cosa vi ha portato al punto in cui siete. Quindi il Merovingio dice: "Sapete perché siete qui?" Morpheus risponde: "Stiamo cercando il fabbricante di chiavi." Il Merovingio risponde: "Sì, è vero, il fabbricante di chiavi, naturalmente. Ma quella non è una ragione. Questo non è un perché. Per sua stessa natura, il fabbricante di chiavi è un mezzo, non un fine. Perciò, essere alla ricerca è essere alla ricerca dei mezzi per fare cosa? Quello che sta dicendo loro è che stanno cercando un modo per uscire dai loro guai. Ma non vogliono capire perché ci si trovano in primo luogo. E senza quella conoscenza in mano, non ne usciranno mai. Dovete sapere prima perché si è creato il problema. Cosa vi ha portato in quella condizione? E Neo gli dice: "Tu conosci la risposta a quella domanda." Il Merovingio risponde: "Ma lo sapete voi? Pensate di saperlo, ma non lo sapete. Siete qui perché siete stati mandati qui." Si sta riferendo all'oracolo. Lei l'ha mandato lì, non sa chi è il fabbricante di chiavi, cosa rappresenta. Gli è stato detto di venire qui e avete obbedito, ed è così che funziona ogni cosa. Vedete, c'è veramente solo una costante. C'è solo una legge universale, conti fatti. Esiste una sola verità suprema, l'unica verità reale, la causalità. Azione, reazione, causa ed effetto. Morpheus risponde dicendo: "Comincia tutto con la scelta." E il Merovingio replica: "Sbagliato. La scelta è un'illusione creata tra coloro che hanno potere e coloro che non ce l'hanno. Questa è la natura dell'universo. La causalità non esiste scampo da essa. La nostra unica speranza, la nostra unica pace è comprenderla, è comprendere il perché. Il perché è l'unica vera fonte di potere. Senza di essa siete impotenti. Il perché è l'unica vera fonte di potere. Senza siete impotenti.
Un altro anello nella catena, la catena dell'asservimento e della schiavitù, finché non capirete il perché. Eccola qui, la conversazione tra loro cinque. E quella è Persefone, la moglie del Merovingio. E alla fine il Merovingio rappresenta Ade, o Satana, in mitologia. E questa è Persefone, la moglie di Ade, che è tenuta prigioniera da Ade nella mitologia greca. È sempre un altro simbolo del divino femminile, tenuto prigioniero dalle forze del male e del controllo. Quindi il perché è l'unica vera fonte di potere, senza siete impotenti. Capitelo. Persefone rappresenta il divino femminile, tenuto prigioniero da forze oscure. È lei che alla fine tradisce il Merovingio e aiuta gli eroi a trovare il fabbricante di chiavi nelle segrete in cui è tenuto. Alla fine tirano fuori il fabbricante di chiavi, dopo un prolungato scontro con gli scagnozzi del Merovingio. Questi rappresentano tutti coloro che sono attaccati al sistema di controllo, disposti semplicemente a obbedire a un pazzo o a una persona malvagia totalmente ossessionata dal controllo, per soldi o per status, o per quest'idea di se stessi come qualcuno che sta ricoprendo un ruolo o ha uno scopo. Pensano che sia tutto ciò che conta alla fine. Lo vogliono fare perché non conoscono nient'altro. Sanno solo che quello è il loro scopo, perciò si dedicano completamente a cose che non fanno del bene a nessuno, pensano di farlo, ma non è così. Questa scena sull'autostrada in cui Morpheus deve liberare il fabbricante di chiavi rappresenta, conti fatti, l'importanza di difendere la verità nella super autostrada delle informazioni. Internet. Se veramente vogliamo diffondere la verità tra le persone e sbloccare le loro menti, non possiamo lasciare che Internet cada nelle mani degli agenti. Ecco cosa rappresenta questo scontro. Soccorrere il fabbricante di chiavi sulla super autostrada di Internet. Alla fine lo liberano con l'aiuto di Neo. Neo deve scendere giù e recuperarli quando esplode tutto. Quello ancora rappresenta salvare la verità e la chiave per aprire le menti delle persone, che è ciò che rappresenta il fabbricante di chiavi. Egli rappresenta lo sbloccaggio dei più profondi desideri del subconscio. Entrare in profondità nel subconscio e penetrare, esplorare e capire profondamente le nostre motivazioni e i nostri desideri nascosti. Ecco cos'è il fabbricante di chiavi ed ecco perché ne hanno bisogno. Ecco perché non possono veramente fare quello che faranno, cioè liberare le menti delle persone, senza la conoscenza di come farlo. Quindi formula un piano con i capitani di tre navi per entrare in Matrix, disarmare i sistemi di difesa e inserire Neo in una parte nascosta di Matrix, una porta sul retro, per così dire, affinché possa arrivare alla sorgente e fare ciò che deve fare. Smith si sta replicando, lo vedete qui, che tenta di impossessarsi di Morpheus in uno degli ingressi nascosti, ma Neo li sta respingendo. Alla fine Trinity decide di aiutare, dopo che uno dei capitani fallisce la propria missione, disarmare parte del sistema di difesa. Trinity decide di entrare in Matrix, dopo aver promesso a Neo di rimanere fuori. Sta cercando di proteggerla perché ha visto la sua morte in una visione, nei suoi sogni, e non vuole che entri in Matrix per provare a cambiare il piano, per provare a farlo funzionare, ma lei entra lo stesso, decide di sacrificarsi, di andarci anche se ci sono un sacco di agenti, per neutralizzare parte della griglia di controllo. Cosicché il fabbricante di chiavi, Morpheus e Neo, possono fare quello che devono fare. Alla fine questo è successo. Il fabbricante di chiavi apre questa porta di servizio in Matrix, che sono i nostri desideri subconsci chiusi nella nostra mente, che devono essere sbloccati e che dobbiamo penetrare in modo da comprendere il perché dei nostri comportamenti. Neo alla fine entra dalla porta e questo è il simbolismo Stargate. Si tratta di entrare nella luce, dell'illuminazione, della vera conoscenza di sé. Per questo c'è una luce accecante quando apre la porta. Entra in una stanza ricoperta di schermi, che è il luogo dove risiede l'architetto di Matrix. Ed è qui che ha luogo la conversazione chiave del secondo film. Questo è l'architetto di Matrix e qui è in conversazione con Neo. Ecco cosa dicono.
Neochide, perché mi trovo qui? Di nuovo ecco la domanda principale. Perché? A che scopo? L'architetto risponde: la tua vita è la somma del resto di un'equazione sbilanciata, intrinseca nel programma di Matrix. Matrix è più vecchia di quanto tu non sappia. Questa è la sua sesta versione. Questa è nuova per Neo, non era conoscenza. In altre parole, gli sta dicendo che ci sono state altre incarnazioni dell'umanità, ci sono state altre distruzioni dopo dei cataclismi. Questo non è il primo giro sulla grande ruota del karma. L'avete fatto altre volte. Ecco ciò che l'architetto sta dicendo a Neo qui. Questa è la sesta versione. Come avrai senza dubbio concluso, l'anomalia è sistemica. Crea fluttuazioni anche nelle equazioni più semplici. Quindi cos'è questa anomalia di cui sta parlando? Neo lo capisce immediatamente e dice la scelta. Il problema è la scelta, non è così? E l'architetto risponde: la prima matrix che ho progettato era quasi naturalmente perfetta. Un'opera d'arte, eccelsa, impeccabile. Un trionfo eguagliato solo dal suo monumentale fallimento. Perché la mente umana rigettò quella perfezione? L'ho riprogettata per riflettere più accuratamente le varie bizzarrie della vostra natura. Tuttavia sono stato ancora frustrato dal fallimento. La risposta è giunta da un programma intuitivo. Si sta riferendo qui all'oracolo, che rappresenta la capacità intuitiva. Un mistero creato per investigare certi aspetti della psiche umana. Un altro riferimento al fatto che questi programmi siano tutti aspetti della psiche. Se io sono stato il padre di Matrix, lei indubbiamente ne è la madre. Neo dice: l'oracolo? L'architetto risponde: lei trovò una soluzione con cui il 99% dei soggetti dell'esperimento accettò il programma. E quale fu questa soluzione? L'illusione della scelta, la dialettica hegeliana. Volete i repubblicani o i democratici? Volete i laburisti o i conservatori? Volete liberal o conservatori? Coca o Pepsi? Esatto? Quell'illusione di avere libera scelta, anche se è una falsa scelta, un falso paradigma. Fa sì che le persone accettino il programma di Matrix. E la scelta alla fine è: volete questa forma di controllo o quest'altra forma di controllo? Ma in ogni caso siete sotto controllo. Volete questa mano oppure quest'altra? Ma ognuna vi tirerà un pugno nei denti perché sono controllate dalla stessa mente. Non gliene frega niente di te. Ecco la falsa scelta presentata alle persone. Si chiama dialettica hegeliana. La presentazione di una falsa scelta per dare alla persona che stai controllando l'illusione che la scelta l'abbia compiuta per conto proprio. È tutta un'illusione, proprio come la politica. È tutta un'illusione, è tutta falsa e il burattinaio è pronto a mandarti a tappeto. Ha le marionette in entrambe le mani e qualsiasi di loro tu scelga verrai mandato a tappeto, verrai abbattuto. Poi l'architetto dice: coloro che rifiutarono il programma, per quanto una piccola minoranza, se non controllati avrebbero costituito una probabilità di disastro e fallimento. Ovvero sta tentando di controllare anche coloro che si sono risvegliati da Matrix, vuole tutti sotto controllo. Non è contento che alcuni ne siano usciti, perché fin tanto che ci saranno dei fuoriusciti, ci sarà la possibilità che possano far crollare l'intero sistema. Neo dice: questa riguarda Zion, è così? Ovvero le persone che sono sveglie, le persone che sono tornate a far parte della vera umanità. Egli risponde: Zion sta per essere distrutta, perché gli ha mandato contro la sua armata di macchine. Questa sarebbe la sesta volta che la distruggiamo. Il sesto sterminio dell'umanità e siamo diventati estremamente efficienti nel farlo. L'architetto dice poi a Neo: la funzione dell'eletto è solo quella di ritornare alla sorgente. Dopodiché gli sarà richiesto di scegliere 23 individui da Matrix, un numero altamente simbolico che rappresenta la fuga, l'uscir fuori. Ecco cosa rappresenta il numero 23 in termini occulti. In altre parole, è uscito da Matrix, ma la farà ricaricare. Ecco da dove viene il titolo.
Si sta facendo ripartire da capo il sistema di controllo, perché la maggior parte delle persone, una volta che escono da un sistema di controllo, gliene costruiscono un altro. Non si tratta di sopprimerli, si tratta di costruire un nuovo sistema di controllo. E saremo noi re in questo e rifaremo tutto da capo. Quello che sta provando a dire è che vi indurranno a fare una rivoluzione e voi riavvierete Matrix e avrete solo un'altra forma di governo, che è stato il fallimento della nostra prima rivoluzione, in cui ciò che avrebbe dovuto essere capito è che il problema è la credenza nell'autorità. Questo è il problema della condizione umana. Ed è ciò che deve essere abbandonato, il fatto che ci siano persone che sono le nostre autorità. La verità è la nostra autorità e nient'altro. E dobbiamo fare di questo l'obiettivo di ciò di cui presteremo le nostre energie. La verità invece della fede nell'autorità e in altri sistemi di controllo. L'architetto sta dicendo a Neo che tutto il programma riguardo l'eletto, questa profezia, è tutta una balla. Tutto ciò che l'eletto fa è riavviare Matrix. Fai scoppiare una rivoluzione, noi uccidiamo tutti a Zion, tu tiri fuori qualcun altro da Matrix e si ricomincia da capo. Un altro giro sulla grande ruota del karma, un'altra volta in una grande rivoluzione. Il giro della ruota del karma, la mancata esecuzione di questo processo risulterebbe in un crollo completo del sistema, che ucciderebbe tutti quelli collegati a Matrix. Tutte quelle persone nelle vasche. Assieme allo sterminio di Zion, ciò risulterebbe nell'estinzione dell'intera razza umana. Sta dicendo a Neo che il fatto che l'intera razza umana muoia o meno dipende da lui a questo punto. Il destino dell'umanità è nelle sue mani. Gli dice che se attraverserà la porta a sinistra, arriverà alla sorgente e ricostruirà, riavvierà Matrix. E se entra nella porta a destra o alla sua sinistra, tornerà in Matrix per soccorrere Trinity. Si è accorto ora che lei si trova in Matrix. Neo dice: non puoi lasciare che tutto il sistema crolli. Ti servono gli umani per sopravvivere. L'architetto risponde: ci sono livelli di sopravvivenza che siamo pronti ad accettare. Tuttavia, la questione rilevante qui è se tu sei pronto ad accettare la responsabilità per la morte di ogni essere umano nel tuo mondo. L'architetto gli fa notare che Trinity è entrata in Matrix per salvare la vita a Neo, al prezzo della propria. Era pronta a sacrificarsi per salvarlo. Questo ci porta al momento della verità. È l'architetto che parla qui. Ci sono due porte, una sulla destra che porta alla sorgente e alla salvezza di Zion, e la porta alla tua sinistra che ti riporta in Matrix da Trinity e alla fine della tua specie. Deve fare quella scelta. Quando Neo comincia a incamminarsi in maniera decisa verso la porta che conduce a Trinity, per salvare l'amore, per salvare la cura, per salvare la compassione e il cuore. L'architetto dice: la speranza è l'illusione umana per eccellenza, contemporaneamente fonte della vostra più grande forza e della vostra più grande debolezza. Non vuole che Neo compia quella scelta perché vuole che il sistema di controllo continui. In ultima analisi, l'unico modo in cui Matrix può venire distrutta è se salviamo la cura. Ed ecco cosa rappresenta questa scena. Neo fa la scelta giusta, apre la porta giusta. E torna per salvare Trinity, che rappresenta il cuore, perché a meno che non riusciamo a far risorgere il cuore, non ci sarà via d'uscita da questo sistema di controllo. E questo praticamente è il secondo film. Si svolgono altre scene dopo. Questa gente spara Trinity nel cuore. Questo rappresenta che gli agenti a conti fatti stanno uccidendo la cura. Gli agenti del sistema di controllo sono quelli che in ultimo stanno distruggendo la cura nel mondo. Colpisce Trinity proprio in mezzo al cuore. Ma naturalmente arriva Neo a salvarla prima che cada sulla strada e mette la mano proprio nel suo cuore e lo riattiva per riportarla in vita. Questo rappresenta il fatto che siamo noi che dobbiamo riportare la cura nel nostro mondo, se vogliamo avere una possibilità. Dobbiamo rianimare la cura facendo battere nuovamente il cuore. Notate che è tutto circondato da energia verde? Il verde è il tema principale, il colore principale qui, perché il verde è il colore dell'equilibrio.
Nello spettro del visibile si trova in mezzo tra i rossi e il blu, tra le frequenze maschili e femminili. È la sacra unione tra quelle due consapevolezze. Ed ecco cos'è veramente quell'energia. Il centro dello spettro della luce visibile, il verde, l'energia della cura, dell'amore. Quindi, a bordo della Nabucodonosor, dopo il ritorno di Neo da Matrix, dopo aver salvato Trinity, dice a Morpheus che tutta la questione dell'eletto, la profezia dell'eletto da parte dell'oracolo, che l'oracolo era solo un programma del sistema di controllo di Matrix, il cui scopo era riavviare Matrix e far cominciare tutto da capo. Morpheus è devastato perché era la sua religione, tutto il suo sistema di credenze, e ora deve capire che faceva tutto parte dell'illusione. Io questo lo considero come le credenze che ci vengono date in pasto con le religioni e il New Age, come l'esternalizzare un salvatore, che fa tutto parte del sistema di controllo perché ti fa arrendere senza agire in maniera giusta. La vedi come è tutto nelle mani di qualcun altro, non dobbiamo fare niente. Non si tratta di opere giuste, ma di credenze. Beh, sono balle. Si tratta solo di fare cambiamenti nel mondo reale, tramite un atto della vostra volontà. Ed ecco cos'è l'amore e cos'è la consapevolezza superiore, inclusa la consapevolezza di Cristo. Le macchine mandano una missione kamikaze sulla Nabucodonosor per far esplodere la nave. E hanno successo, ma gli eroi fuggono appena prima che la Nabucodonosor venga distrutta da una bomba. Una delle macchine diventa una bomba e distrugge la nave. Questo li lascia temporaneamente abbandonati mentre stanno per arrivare altre macchine, per distruggerli fisicamente. Neo ora alza la mano nel mondo reale, ferma le macchine, le fa cortocircuitare e le distrugge. Non siamo in Matrix, ora siamo nel mondo reale. Lui adesso ha potere vero nel mondo reale. Questo perché si è reso conto della vera natura del sé. Ha resuscitato la sua cura, ha compreso parte delle ragioni del perché siamo in questa situazione e ora ha il potere di apportare veramente cambiamenti nel mondo reale, non solo in quello delle macchine, in Matrix, nel mondo dell'illusione. Adesso può far avvenire cambiamenti fisici intorno a lui. Ecco cosa rappresenta questo. Arriva un'altra nave a soccorrerli, chiamata Martello, nomi molto simbolici, non ne parlerò molto. Ma sono Nabucodonosor, Martello, e parleremo del nome di una delle navi nella terza parte, la Logos, che è la nave che porta Neo al cuore della città delle macchine. Alla fine del film, questa esplosione d'energia scaturita da Neo lo fa andare in coma, suggerendo che l'elevato livello di consapevolezza che ha dovuto raggiungere per poterlo fare l'ha esaurito. Magari non era pronto per quello, o non l'ha calibrato bene e ciò l'ha portato a finire in coma. Quindi ecco come finisce il film con lui in coma e con i capitani delle navi che fanno rapporto su ciò che è successo nelle prime linee di difesa, mentre le macchine tentavano di superarle nella città di Zion. Scoprono che qualcuno ha azionato un'arma a impulsi elettromagnetici, che è l'arma degli umani contro le macchine. E l'ha fatto prematuramente, mettendo fuori uso tutte le navi, così che le macchine hanno potuto irrompere e spazzare via la prima linea di difesa della città. Questa è la persona che l'ha fatto, che trovano in stato di incoscienza, in coma, come Neo, ed è il personaggio di Bane. Abbiamo visto Smith impossessarsene in precedenza nel film. Quindi adesso la coscienza di Smith è inserita in Bane nel mondo reale. Lo spirito di morte, il virus che intossica la visione del mondo, avvelena il cuore e la cura. Adesso sta a tutti gli effetti operando tramite il corpo di quest'uomo nel mondo reale. E si trova proprio dalla parte opposta della nave rispetto a dove è Neo. Ecco come finisce il film. Lascia molto in sospeso. Io ne sono rimasto un po' male nel film. Quando ho visto che avrebbe dovuto continuare, non pensavo che dovesse esserlo. Pensavo che finissero qui. Quando ho visto che doveva avere un seguito, sono rimasto piuttosto frustrato. Passiamo ora al terzo film, che riguarda il come uscire da Matrix.
Questa parte forse è la meno popolare, non solo è la meno popolare, ma è anche la meno compresa dei tre film. Partiamo. Ancora una volta il divino femminile in angoscia per il fatto che Neo è in coma, che l'azione giusta è morta, fondamentalmente, e l'eroe è ancora addormentato all'inizio del film. Questa è la prima volta che li vediamo nel film ed ecco cosa sta succedendo. Il divino femminile è sempre in difficoltà. L'eroe è sempre addormentato, l'eletto non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale, c'è di più di cui rendersi conto. Tipo, cos'è richiesto da parte nostra per risolvere veramente questo problema? Ciò che è richiesto verrà discusso in questo film. Vengono a sapere dall'oracolo che ora ha un altro aspetto perché parte del suo codice è stato distrutto dal Merovingio. Quindi ha cambiato corpo in Matrix, ma è sopravvissuta, non è stata completamente cancellata. Ma il Merovingio è molto arrabbiato. Lui controlla i codici dei programmi che entrano ed escono da Matrix. Ed è molto arrabbiato perché lei ha aiutato i protagonisti a raggiungere il fabbricante di chiavi. Non voleva che venisse liberato. Dall'oracolo veniamo a sapere che Neo è intrappolato in un luogo tra il mondo reale e quello delle macchine. Quindi non è completamente in Matrix, ma neanche nel mondo reale. È da qualche parte nel mezzo. E questo luogo è controllato da un programma noto come l'uomo del treno, che vedete qui. Lavora per il Merovingio, esegue i suoi ordini. Perciò vogliono effettuare un'operazione di recupero in Matrix. Per tornare dal Merovingio e provare a convincerlo a liberare Neo da questo programma, controllato dall'uomo del treno. Questo posto è descritto come una sorta di mercato nero per programmi. I programmi possono fare accordi con il Merovingio per contrabbandare codici dentro e fuori Matrix. Uno dei programmi vuole portare via sua figlia da Matrix perché dice che la ama. E Neo lo trova molto difficile da credere. Un programma che ama? Penso che questo rappresenti il fatto che anche degli agenti di Matrix abbiano le loro ragioni per fare ciò che fanno. Queste alla fine sono giustificazioni, dicono ho una famiglia, ho bollette da pagare, devo continuare a farlo, qualcuno deve pur farlo, posso fare soldi facendolo. Credono queste scemenze, che il sistema di controllo debba continuare. Ma praticamente sta mostrando che loro hanno delle motivazioni di fondo, che potrebbero riguardare l'amore e l'attaccamento verso familiari o persone a loro vicine. Alla fine, ancora con l'aiuto di Seraph, Morpheus e Trinity si recano di nuovo in Matrix per provare a fare un accordo con il Merovingio. Il Merovingio dice loro di volere gli occhi dell'oracolo, perché vuole vedere il futuro. Vuole essere onnisciente, come vogliono essere i controllori di questo mondo. Vogliono sapere le cose prima che accadano, non vogliono giocare in modo onesto. Vogliono controllare ogni pezzo della scacchiera. Per conoscere l'esito del gioco prima ancora che abbia avuto inizio. Ecco com'è la mentalità rettiliana. Non vuole avere sorprese, vuole il 100% della conoscenza, così che la loro vittoria sia assicurata. Quindi gli dice che vuole gli occhi dell'oracolo, vuole conoscere le profezie del futuro e quale patto tutti gli altri vorranno fare, così da uscirne vincitore. Alla fine Trinity gli punta una pistola alla testa e dice: potremmo tutti finirla qui, io sono pronta a morire, ti farò fuori. Puoi ucciderci tutti, ma non mi importa. Lei dice che è disposta a sacrificare la propria vita e il Merovingio alla fine cede e libera Neo dall'uomo del treno. Prima di lasciare Matrix, Neo vuole tornare a vedere l'oracolo. Questa conversazione è molto importante per la storia. L'oracolo dice a Neo, gli dice che l'architetto gli ha detto ciò che ha detto, perché è incapace di vedere oltre qualunque scelta, perché non comprende la scelta, è una coscienza robotica, una coscienza macchina, è una coscienza da cervello sinistro, solamente, priva di qualsiasi intuizione.
Perciò non possiede l'intelligenza olistica, non può veramente vedere il quadro generale, euristico, non può distinguere la foresta dagli alberi, non può neanche vedere le scelte che gli stanno di fronte, perché non capisce veramente la scelta o il libero arbitrio. È totalmente determinista, è una mente macchina, è come pensa una macchina. L'oracolo gli dice, per lui le scelte sono tutte variabili di un'equazione, le variabili vanno risolte e contate una alla volta in modo lineare. Ecco come pensa un cervello sinistro. Quello è il suo scopo, bilanciare l'equazione, dare un senso alla realtà e creare strutture da essa. E Neo dice, qual è il tuo scopo? E lei risponde, sbilanciarlo. Lei è l'aspetto da cervello destro, caotico, intuitivo. È la parte che pensa alla visione d'insieme, in modo euristico. Può vedere nel futuro con intuito. È pensiero non lineare, non legato al tempo. Quindi il suo scopo è sbilanciare la parte del cervello sinistro, riportarla in equilibrio, in altre parole. L'oracolo poi dice, vedo il nemico arrivare, l'oscurità diffondersi, vedo morte. E si riferisce a Smette, il diffondersi di questo virus. In tutto il mondo di Matrix, dice a Neo, tu sei l'unico che può contrastarlo. Molto presto avrai il potere di distruggere questo mondo, ma credo che non si fermerà lì. Non può, non si fermerà finché non sarà rimasto niente. Non può. Quindi il desiderio di controllo, la morte, la distruzione dell'energia del cuore. Non vuole fermarsi, quell'oscurità vuole infestare tutto finché non avrà consumato tutto. E Neo chiede, che cos'è lui? Riferendosi a Smith. E lei risponde, è il tuo opposto, il tuo negativo. Perché Neo rappresenta la luce e la libertà volontaria. E Smith rappresenta la morte, il degrado, l'entropia, l'oscurità e la volontà di rendere schiavi. Lei continua, è il risultato dell'equazione che prova a bilanciare se stessa. Smith alla fine va dall'oracolo e la assimila, acquisendo i suoi occhi. Quindi ora la morte, l'entropia, il degrado possiede a tutti gli effetti la lungimiranza per poter avanzare e possedere ogni cosa. Quindi, dato che stiamo parlando di cosa rappresentano tutti questi programmi di Matrix, li ho analizzati tutti in questa immagine. L'architetto di Matrix è l'ego umano andato completamente fuori controllo, senza alcun limite, ed è ciò che si sta rinchiudendo sempre di più dentro il sistema di controllo. È puro dominio dell'emisfero sinistro del cervello, come dicevo prima. È anche l'R complex perché quando siamo squilibrati nell'emisfero sinistro, tutte le funzioni esecutive e di comando vengono trasferite nell'R complex, che è il nostro cervello inferiore, la nostra mente da rettili. Ed ecco perché i controllori agiscono tutti da rettili. Si tratta solo di me, quello che posso prendermi, quello che posso accumulare o al diavolo tutti gli altri. Si tratta del desiderio di controllo e l'architetto di Matrix. Ciò che ci ha portato in questo guaio è l'aspetto determinista della creazione, io direi l'aspetto determinista del pensiero. Ciò che l'architetto rappresenta è il determinismo. Nessuna esitazione, nessun libero arbitrio, nessuna scelta. Approccio da mente indurita. L'oracolo rappresenta l'intuizione umana, ha l'emisfero destro del cervello dominante. Potreste considerarlo credenze New Age, che non includono il negativo. E sono molto al di fuori della consapevolezza legata al tempo. Neanche qui c'è un vero equilibrio. Potremmo interpretarla come il cervello limbico, il sistema limbico. Rappresenta profezie, veggenti, credenze New Age ed è l'aspetto casuale, non lineare, non temporale di noi stessi, della nostra mente. Il Merovingio rappresenta gli occultisti oscuri, gli aspetti satanici della creazione, l'oppositore. Non guardatelo solo come un personaggio mitico. Stiamo parlando della forza che ci divide dall'interno. Satana nel linguaggio originale ebraico significa l'avversario, quello che oppone, che divide. È consapevolezza divisa, è io per primo. Carnalità e desideri bassi sono tutto ciò che importa, vuole sfamare la bestia. Rappresenta manipolazione e inganno per prendere ciò che vuoi. Quindi gli occultisti oscuri, gli illuminati oscuri, i poteri costituiti.
Smith ovviamente rappresenta paura e morte, che si sparge ovunque come una pestilenza, un virus, un cancro nero che infesta il cuore. È avvelenamento, malattia, per questo entra in Bane. Bane significa veleno, è un'entità di morte, un virus che sta infettando noi. È oscurità, degrado, entropia. In ultima analisi, su grande scala, è cataclisma, guidato da una coscienza squilibrata. Questi sono i programmi dentro Matrix. Quindi i capitani stanno discutendo la loro strategia perché sono dispersi fuori da Zion, stanno cercando di rientrare, per aiutare nella guerra, perché le macchine si stanno rapidamente avvicinando e mentre stanno formulando piani molto pratici, l'emisfero sinistro, Neo piomba nella stanza e dice: "So cosa devo fare". Ecco cosa dice. So cosa devo fare, devo prendere una delle due navi rimaste, prenderla da solo e portarla al mainframe delle macchine, la città delle macchine. E tutti lo guardano come se fosse completamente matto, completamente folle. Quello che sta dicendo è che deve prendere quella consapevolezza e portarla al cuore del nemico. Deve portarla al cuore di quelli che stanno sostenendo il sistema di controllo. E lo guardano come fosse completamente matto. Non abbiamo armi, cosa farai da solo? Nessuna nave è neanche mai arrivata a 100 km dalle difese delle macchine. E lo farai con una nave da solo? E gli dicono: è uno spreco, un suicidio. Anche Morpheus rimane in silenzio ed è molto esitante e dubita di Neo. Alla fine la vecchia fidanzata di Morpheus, Niobe, una dei capitani lì gli dice: puoi avere la mia nave. E quando Morpheus le chiede: perché lo fai? Non hai mai creduto alla profezia dell'eletto? E lei risponde: ancora non ci credo, credo in Neo però. Credo che i suoi poteri influenzino il cambiamento. Non ho bisogno di credere a una profezia. Perciò gli dà la propria nave, in cui va anche Trinity, verso il cuore del mondo macchina, della città delle macchine. Nel frattempo, sull'altra nave, Bane si sveglia dal coma e uccide il medico sull'altra nave. E poi si nasconde sulla nave, la nave che Neo e Trinity prenderanno per andare al mainframe delle macchine. E naturalmente proverà a fermarli. Quella nave chiamata Logos. Ne parleremo tra un attimo. Bane è ora a bordo della Logos e prende in ostaggio Trinity. Rappresenta Smith, che rappresenta la morte, la distruzione della cura. E sta tenendo in ostaggio il divino femminile. Neo prova a liberarla e viene accecato da Bane. Bane gli mette un cavo elettrico scoperto in faccia e gli brucia gli occhi. Gli brucia proprio via gli occhi. Quindi Neo adesso è cieco. E Bane lo chiama il Messia cieco, perché la sua vista nel mondo fisico dei cinque sensi se n'è andata ora. Non fa più affidamento ai sensi fisici, si affida a quelli spirituali. Fa affidamento a una vista superiore per vedere il mondo intorno a lui. Non sta più solo guardando le cose dalla prospettiva dei cinque sensi. Ora, proprio come poteva vedere il codice dentro Matrix, con una più elevata forma di consapevolezza, può vedere le cose che accadono nel mondo reale, così come sono. Perciò vede questa coscienza demoniaca in Bane, che è Smith. E alla fine fa fuori Bane. E così proseguono verso la città delle macchine. Nel frattempo, a Zion, le truppe si stanno preparando a dare battaglia alle macchine. E sono tutti molto esitanti e nervosi, perché non pensano che molti di loro sopravviveranno, se anche sopravviverà qualcuno. La battaglia finalmente inizia quando le macchine raggiungono le difese di Zion. Arrivano sulla città come uno sciame di locuste che annienta tutto. Sono troppi di numero e questo suggerisce che il numero di persone che sono ancora completamente attaccate al sistema di controllo nel nostro mondo e che daranno tutta la loro energia e il loro corpo perché quel controllo prosegua è ancora così enormemente grande, che è come se avessimo letteralmente contro una piaga di locuste. Ecco cosa rappresenta. Così pochi si sono resi conto della malvagità delle loro azioni, che eseguiranno gli ordini delle macchine. Senza riserve.
Non importa cosa comporti, anche se comportasse la distruzione dell'umanità. Niobe pilota una nave tra le tubature che riportano la città di Zion e aziona un'arma a impulsi elettromagnetici che gli consente di avere un attimo di respiro. Distrugge abbastanza macchine da dargli un po' di tregua. In seguito si svolge una conversazione tra Morpheus e i membri del consiglio, in cui dicono lui sta facendo ciò che crede di dover fare. In altre parole, ha trovato il suo vero proposito, sta facendo ciò che crede di dover fare veramente. Sta compiendo il suo lavoro, adesso sa quale lavoro deve svolgere e lo sta finalmente facendo. Ovvero prendere quella comprensione della consapevolezza e portarla nel mondo delle macchine, e portarla nella mente e nel cuore delle persone che hanno ancora una consapevolezza malata, per aiutare a farle cambiare. Ecco cosa sta finalmente facendo Neo e qual è il suo scopo. Morpheus dice riguardo Neo: non so se raggiungerà la città delle macchine e se lo facesse non saprei cosa possa fare per salvarci. Ma so che fin tanto che ci sarà un singolo respiro nel suo corpo, non demorderà e nemmeno possiamo farlo noi. E questo è il messaggio principale del terzo film, quello che ci vorrà per tirarci fuori dall'attuale condizione dell'umanità. E persistente forza di volontà, persistente sforzo, non arrendersi, non solo aspettarsi risultati veloci e se non succede niente dire ah, non funziona. Ciò che è richiesto è persistente forza di volontà per poter risolvere questo problema. Andiamo avanti. Neo e Trinity si avvicinano alla città delle macchine. Vorrei che si vedesse un po' meglio in questa immagine, ma ci sono tre principali tubazioni che escono dagli impianti in cui le persone sono collegate, che portano energia alla città delle macchine, che è molto lontana dagli impianti. Ciò rappresenta qualcosa di molto profondo. Ci sono tre canali, tre forme di energia, di cui si nutrono le macchine tramite noi, e sono i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre azioni. Si nutrono delle nostre energie mentali, noi che cediamo i nostri pensieri al loro modo di pensare e alle loro visioni del mondo, le nostre emozioni. Vogliono reprimere le nostre emozioni in modo che mettiamo solo energia negativa e si nutrono di quella. E le nostre azioni, la nostra energia fisica che cediamo al mondo macchina, al sistema di controllo. Lì ci sono macchine incredibilmente enormi e cosa potrà mai fare Neo contro qualcosa di apparentemente così potente? Ma alla fine può fermare molte di queste macchine solo alzando la mano. Ma ne arrivano così tante che sente che sta per essere sopraffatto. E dice: ci sono troppe sentinelle, non posso sconfiggerle. Perciò, anche con il suo livello di consapevolezza, ci sono così tante persone ancora attaccate al sistema di controllo che non sa come farà a sconfiggerle. Alla fine dice: non possiamo batterle frontalmente, saliamo, passiamogli sopra. E ciò rappresenta ancora questo concetto dell'andare sopra. Salgono sopra le nuvole, sopra l'energia oscura. Questo è elevarsi a un livello superiore di consapevolezza. E facendolo, oltrepassi e trascendi quella bassa consapevolezza. E puoi operare da una prospettiva più elevata, per provare a cambiare ciò che succede giù in basso. Quindi dice: sali, passali sopra, l'unica via è il cielo. Concluderemo tra non molto. La Logos precipita rientro nella parte più oscura dell'atmosfera. Questo è molto simbolico. Logos è un termine greco che significa parola, il verbo. Quale abbiamo detto essere la parola più potente? A conti fatti, la parola perduta è no. Ed ecco cosa rappresenta questa nave. Rappresenta il dire no. E precipita. Dire no ha fallito. Quando non siamo abbastanza a dire no al sistema di controllo,
allora quella parola è distrutta, la parola è stata sfasciata, perché non stiamo dicendo no, la parola più potente. E questo rappresenta la morte della cura, perché Trinity muore quando la Logos si schianta. Quindi alla fine non dire no, rifiutare di cedere al desiderio di controllo, è la morte del cuore. Ecco cosa stanno dicendo, simbolicamente, allegoricamente. Ecco quando muore, quando alla fine la parola è distrutta. Neo dice addio a Trinity e ora rimane solo un ricorso. Dato che il dire no ha fallito, ora è richiesto un sacrificio. Questo è ciò che succederà se non diciamo no. Sarà richiesto un sacrificio, come lo è stato una volta. E io direi come molte volte prima e come sarà richiesto ancora. Non vogliamo che quell'eventualità si verifichi. A conti fatti stiamo cercando di evitarla, passando al di sopra di loro, andando verso il cielo e cambiando le coscienze. Ma se dovrà essere fatto tramite un sacrificio, allora lo sarà. E una piccola parte combatterà per tutti. Neo dice a Deus ex machina, che è il dio della macchina, che è la mente collettiva di questo mondo macchina. Una coscienza completamente malata, l'intelletto separato da cura e saggezza, fuori controllo e che prova a dominare su tutto. E Neo gli dice: il programma Smith, il virus, si è espanso anche al di là del vostro controllo. In altre parole, la morte distruggerà ogni cosa. Neanche voi sopravviverete. Non controllerete più niente. Rimarrete con un mondo completamente annichilito da cataclismi. Non avrete neanche niente da governare, verrete trascinati anche voi in quel cataclisma. Smith è cresciuto al di là del vostro controllo e presto si diffonderà anche in questa città, come ha fatto in Matrix. Voi non potete fermarlo, ma io sì. Sto provando a fare un accordo con la mente macchina. Gli dice che si occuperà di Smith se acconsentiranno a liberare Zion, a non distruggerla. Le macchine gli chiedono: cosa vuoi? E lui dice: voglio la pace. È il portatore di pace. Sta provando a negoziare una tregua tra le macchine e l'umanità. Quindi le macchine lo collegano a Matrix tramite il loro mainframe. E quando lo fanno, Neo combatterà Smith per il mondo delle macchine. E ora le macchine si fermano nella città di Zion e nessuno lì sa perché. Tuttavia Morpheus capisce che è qualcosa che sta facendo Neo e depone la sua arma per primo, è il primo a farlo, perché è disposto a dare una possibilità alla pace, disposto a prendere la strada della consapevolezza superiore tramite Neo. Quindi Neo entra in Matrix per combattere Smith. Tutti gli altri Smith si riuniscono per guardare, perché lo Smith che combatterà dice: io ho gli occhi dell'oracolo, so tutto, so come andrà a finire. Che è molto arrogante da parte sua perché non vede, non capisce che Neo è collegato al mainframe delle macchine. Perciò adesso le macchine hanno accesso a questo virus. Cosa fa Smith? Assimila le persone, entra in loro e diventa loro. Loro diventano lui, dovrei dire. Quindi in questa lotta, ciò che Neo consentirà che succeda è che Smith entri in lui, così che le macchine possano localizzare il virus ed eliminarlo. E nel mezzo della lotta, quando le cose sembrano volgersi al peggio per Neo, e Smith lo schianta in terra dal cielo come una meteora e apre un enorme cratere in una grande esplosione di energia, Neo continua a rialzarsi. Continua a rialzarsi dopo averle prese ancora di più. E Schmidt gli dice: perché? Perché ti rialzi? Perché continui a combattere? Non puoi vincere. Quello che fai non ha senso, non ha senso continuare a combattere. Perché persisti? E la risposta da Neo è: perché scelgo di farlo. Libero arbitrio. Persistente forza di volontà. Non importa se non vedrai cambiamenti nel corso della tua vita.
Non importa di quello, continuerò a combattere il male, a prescindere da cosa succede, perché io scelgo di farlo, perché è la cosa giusta ed è ciò in cui spenderò le mie energie. Fine. E non importa se nessun altro singolo individuo alza un dito. Io lo farò finché avrò respiro. Ecco come ci tireremo fuori da Matrix. Arriviamo a quel livello di consapevolezza e forza di volontà. E allora avremo una scelta, e non un minuto prima, forse. Perciò questa è la risposta al come uscire da Matrix. Potrebbe volerci sacrificio, anche dare tutto ciò che hai. Allora avremo una possibilità. Alla fine. Permette a Smith di assimilarlo, di entrare in lui. E facendolo, dato che è ancora collegato al mainframe delle macchine, attraverso quest'atto di sacrificio le macchine possono localizzare Smith e distruggere quel programma. Ed è quello che fanno. Smith esplode in un'intensa luce bianca, ma stavolta, quando esplode, esplodono tutte le sue copie ed esplode in forma di croce. Perché si parla di sacrificio completo, sacrificio di sé in un atto messianico, è un atto di volontà di salvare altri. Quindi questo ci porta a cosa significa il nome del protagonista nel mondo di Matrix, Anderson. Under, uomo. Son, figlio, il figlio dell'uomo. È la figura di Cristo, è la figura del Salvatore, una figura messianica. E quando muore in Matrix viene mostrata una croce proprio sul suo petto ed è una cascata di luce dorata, perché è la coscienza di Cristo. Neo è l'incarnazione della coscienza di Cristo. È la volontà di dare tutto per creare un cambiamento nel mondo. Ecco chi è. E guardate la posizione in cui muore nel mondo delle macchine. È la posizione della crocifissione. Quindi ecco come rappresenta simbolicamente Anderson. In seguito a ciò le macchine stipulano una pace tra loro e gli umani e la guerra finisce. La guerra tra le macchine e l'umanità è terminata. Questo viene annunciato e la popolazione di Zion gioisce che la guerra abbia avuto finalmente termine e possano andare avanti con la loro vita. La scena finale è una conversazione tra il programma dell'oracolo, che ora torna in Matrix, anche lei è stata resuscitata, dopo essere stata assimilata da Smith, e l'architetto. L'oracolo chiede all'architetto: l'agente di Zion è libera, ma che ne sarà degli altri? Che ne sarà delle persone ancora collegate a Matrix, a quelle centrali energetiche? Gli chiede: cosa succederà a loro, a quelli che vogliono uscire? E l'architetto ha fatto un accordo a causa di ciò che Neo ha fatto per le macchine, eliminando Smith. Vedete, si tratta del fatto che ha sconfitto la morte. Un altro concetto legato al Messia o a Cristo. Ha conquistato la morte, è luce, conquista l'oscurità. In un atto di sacrificio, quell'energia di luce ha sconfitto l'oscurità. La risposta che dà l'architetto è il messaggio profondo di tutta la serie, di tutta la trilogia. Lui dice all'oracolo: coloro che vogliono uscire saranno liberati. Questo è il messaggio finale dell'architetto nel film. Dice: naturalmente saranno liberati. Quindi, in altre parole, il desiderio di voler uscire dal sistema di controllo è dove tutto deve cominciare. Ed ecco dove comincerà con altre persone, che ancora non hanno visto la verità. Ma se lo vorranno fortemente, saranno liberi a un certo punto nel futuro. Ed ecco il messaggio di speranza con cui si conclude la trilogia. Tuttavia c'è un'altra domanda, che è il fulcro di tutto ciò che rappresenta la trilogia alla fine dei conti. E concluderò con questa domanda e vi lascerò con essa. E cioè, alla fine, nemmeno allegoricamente o simbolicamente, ma nel mondo reale, la domanda di questa trilogia è: nel mondo reale, chi è l'eletto?
E la risposta è: sei tu. Sei tu. Molte grazie, signore e signori. Grazie.